Il più bravo chitarrista che abbiamo in questo paese, tra i più apprezzati nel mondo, un grande musicista, Alex Britti. Eccolo qui! Alex! Eccolo! Alex Britti! Grazie. Come si fa adesso? Ah, più comodo questo. È più comodo, decisamente. No? Senti Alex, dicevo prima nell'anteprima che sei in un momento magico, sia come essere umano, come persona, sia come professionista. È come se i pianeti, dopo anni di fatica, di successi, di evoluzioni, abbiano trovato un punto di incontro dentro di te, di equilibrio interiore anche. Sì, beh, spesso succede con gli anni, no? Uno va avanti con gli anni e ti impari a saperti gestire, a gestire gli stati d'animo, a saper scegliere cosa ti piace fare e cosa non ti piace fare soprattutto. Quindi penso che sia implicito col crescere, col maturare. A meno che non prendi poi strade che ti portano ansie o cose. Io invece ho preso una strada abbastanza tranquilla. Tra l'altro, abbastanza serena. Avendo delle doti che, devo dire, sono un atto unico nella musica leggera italiana, perché essere un cantautore da classifica e conservare la dimensione da musicista, beh, insomma, non credo che sia stato facile, perché tu sei forse l'unico artista in Italia che gira con più set, quello delle grandi canzoni popolari che tutti conoscono, più di 30 successi nell'economia di tanti anni di carriera che tutti conoscono e che cantano, versioni blues, versioni jazz, cioè è come se in qualche modo non avessi paura di osare. No, ma quello è implicito, cioè nel senso è difficile mantenere uno standard professionale con ambedue le cose, quello sì. Però a livello personale non è difficile per niente, anzi mi viene spontaneo, poi insomma tu lo sai, mi viene spontaneo. Io mi sono sempre sentito una persona normale, anche negli anni che appunto cavalcavo le classifiche, che facevo una vita più mainstream. Io sono sempre un po' fuggito dal personaggio. Mi sono sempre considerato un musicista e non un personaggio, e quindi soprattutto negli anni appunto più caldi, quando non dovevo lavorare, non ero prettamente impegnato ad essere in radio, in TV, vivevo all'estero, stavo spesso fuori dove non mi conosceva nessuno e continuavo a fare una vita normale. Allenarmi, andare a correre la mattina, andarmi a bere il caffè però con la amici, cosa più curiosa a di suonare te, jazz nei club, a suonare blues. È la cosa però più curiosa di te, perché lo voglio dire al pubblico a casa, alle persone che sono in studio, al cast, la cosa più bella di te è che io ricordo gli anni, io ne avevo 15, tu ne avevi poco di più, venivi cercato in tutto il mondo anche da musicisti che tra poco citerò, e tu non potevi andare spesso perché, non prendendo l'aereo ma solamente muovendoti in macchina, alcuni non li potevi raggiungere personalmente pur essendo lusingato dalle loro richieste, ma quando passavano per l'Italia i più grandi musicisti internazionali chiedevano di suonare con te. Ho trovato dentro le Teche Rai un documento incredibile insieme a Ray Charles, guardate. Mamma mia, vengono i brividi a vederti con Ray Charles. Mi racconti, immagino, mi racconti che vi siete detti dietro le quinte? Ma sai, le persone così speciali come lui, così grandi, spesso sono dei più semplici. Quindi, a parte l'emozione iniziale,
il giorno prima dell'esibizione che ci eravamo visti alle prove, ovviamente, uh-huh. A parte l'impatto iniziale, però poi lui era molto carino, era molto disponibile e quindi poco dopo abbiamo fatto le prove e poi siamo andati in camerino a berci una cosa, a fumare una sigaretta eravamo due musicisti. Anche lui parlavate la stessa lingua? Sì, ma non stava su un piedistallo. Eravamo in camerino a chiacchierare che musica ascolti, che dischi ti sei comprato, che concerti hai ascoltato ultimamente. Quindi quella barriera emozionale che avevo subito, grazie a lui, grazie alla sua disponibilità, è subito crollata. Quindi ho un ricordo più che altro di una bella persona nel privato, nel camerino, e di un gigante, un musicista incredibile sul palco. Nella tua autobiografia, che io vi invito anche a leggere, Strade, una vita con la chitarra in spalla, Sperling e Kupfer editore, beh, insomma, ci sono tanti aneddoti che non si conoscono, quindi vi invito a sfogliare con molta attenzione, perché tra l'altro è un libro scritto in maniera molto comprensibile, possono leggere tutti, grandi e piccini. E beh, insomma, c'è un passaggio che mi è piaciuto tantissimo, perché dice tanto di un aspetto tuo caratteriale che chi ti vuole bene sa che è prepotente in te, che è la generosità e la gratitudine. Tu hai fatto un regalo a te stesso, ne hai fatti tanti, ma uno in particolare, perché eri fan da piccino di Edoardo Bennato e crescendo, sì, quando sei diventato, sì, Britti, vi siete cercati a vicenda ed è successo anche questo. Guardate. Sogno di mezza estate, beati o voi che entrate nel girone degli innamoramenti, miracoli e tradimenti. Forse è l'estate o forse è pazzia, ma so che stanotte ti porterò via. Perché c'è nell'aria, c'è stasera, c'è qualcosa che non sai cos'è, ma sai che c'è nell'aria, e c'è stasera, c'è qualcosa di speciale in questo cielo blu, il pinto di blues. Ma se non sbaglio, Alex, il primo passo, ma non vorrei dire una sciocchezza, se ricordo bene, il primo passo l'ha fatto Bennato con te. Sì, allora premetto, io ho iniziato a suonare la chitarra per colpa sua. Io lo dico sempre, gliela rinfaccio sempre questa cosa. E l'avevo detto in un po' di interviste, quando ho iniziato, insomma, a fare i dischi, eccetera. E poi lui, verso il 2000-2001, era in concerto a Roma, mi ha chiamato e mi ha detto: ok, non ci conosciamo personalmente, però mi hanno detto che sei fortissimo a suonare la chitarra e mi fido di chi me l'ha detto. Io suono a Roma, vieni a fare qualche pezzo insieme. Io sono andato volentieri e abbiamo cominciato un pochino a frequentarci, a sentirci poi sempre più assiduamente, fino a che poi i manager reciproci dell'epoca non ci sopportavano più, perché stavamo spesso insieme, spesso a suonare rock and roll. Andavo a Napoli, veniva lui a Roma. Poi buone forchette entrambi, no? Sì, 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 più io. Lui ha un menù un po' più ristretto rispetto al mio. Però andavamo, insomma, ci vedevamo spesso. A forza di ospitarci l'uno con l'altro, abbiamo deciso poi nel 2006 di fare questa canzone e fare un tour insieme, con il quale abbiamo girato tutta l'estate, abbiamo fatto concerti in tutta Italia, Spagna, Portogallo. E poi la cosa curiosa tua, insieme, mi piacerebbe che la raccontassi, perché a differenza di molti altri, no, tu hai il dono della curiosità e in tutti i posti in cui vai, adesso io ho visto che hai un'agenda apposita dei ristoranti, dei posti che ti piacciono, perfino delle chiese, perché sei uno scopritore anche del talento degli altri nei vari settori. Quando giri l'Italia, beh, la conosci l'Italia, ti imponi, sì, di conoscerla, molto, no? Bene. Questo è un aspetto che ti permette, attraverso la musica, di scoprire in che paese è l'Italia, visto da un musicista, dal punto di vista della sua ricchezza, delle sue diversità. Ma ovviamente dipende sempre da quali sono i tuoi gusti, dipende da cosa ti piace. Quindi per me è un paese fantastico, altrimenti non ci vivrei. Ho vissuto all'estero prima da ragazzo, quindi poi ho scelto di rimanere qua. Io sono esperto d'Italia
di hotel magici. Non parlo di lusso, non parlo di stelle, ma parlo di atmosfera, di posizionamento di geografico, location. Di atmosfera, sì. E poi di ristoranti dove si mangia bene. E anche lì non parlo solo degli stellati, ma parlo proprio anche di trattorie, di osterie, di qualsiasi cosa, anche del baretto. Però conosco un po' in tutta Italia dove si sta bene, dove si dorme bene, dove si legge bene, dove si mangia bene. Ecco, questo qui per me è sapere... Dovete sapere che se uno ha il privilegio di essergli amico e di andare a pranzo a casa sua, il pranzo inizia alle 13 e verso le 18 finisce. E nel frattempo ti può anche accadere, cosa che a me è accaduta, di assaggiare per la prima volta un sorbetto al parmigiano. Non so se ti ricordi cosa sei riuscito a fare. Sì, sì, l'ho fatto diverse volte. Ancora mangiavo, poi sono diventato allergico al latte, purtroppo... No, lo preparo ogni tanto per gli altri. Ma il sorbetto al parmigiano è stata la chicca proprio più surreale che io penso abbia mai mangiato in vita mia. Col pane sottile, col pane sardo sottile, caldo, che fa contrasto delle temperature. Sì, mi piace cucinare, ma l'ho rubata, l'avevo mangiata in un ristorante. E io... Ah, non era una tua idea, l'hai no, rubata? No. Quella questo non me l'avevi detto. Ferran, non so, uno chef spagnolo importante, di quelli che devi prenotare un anno prima. Che tra l'altro la cosa curiosa, dovete sapere che suo figlio Edoardo, che è di una simpatia assoluta, è veramente un mini Britti, nel senso che parla come Britti, si muove come Britti, fa le stesse battute che fa Britti, ma voglio farvi vedere una delle poche foto che Alex ha condiviso nei suoi profili pubblici, ovviamente parlo di Instagram, se me la mandate questa foto di Edoardo, che è meravigliosa, se la caricate per piacere in regia, c'è proprio un reel se non sbaglio, no? Me lo mandate, mandiamolo, dai. Un bacetto. Com'era piccolo? Com'era piccolo? Nì? Hai gli occhi lucidi. Quelle è la prima volta che ti vedo così. Eh sì, lui mi frega. Era 2 anni fa. Ovviamente i bambini cercano sempre di emulare quello che fa il papà. Quindi lui mi vede tutto il giorno a casa con la chitarra e quindi ogni tanto lo becco da solo che si prende la chitarra e si mette lì da una parte a far casino. Ecco qui anche con la tastiera, lì era ancora più piccolo. Trova gli strumenti e cerca di emulare, di darsi da fare. Ancora non suona però. Mi piace far casino, mi piace mettere il volume alto, mi piacciono le cose che fanno rumore. La chitarra non la suona, la strimpella però mette il jack, già da quando era più piccolo, adesso vabbè a 5 anni è normale, però già a 2 anni, 2 anni e mezzo sapeva accendere l'amplificatore e mettere il volume a tutto volume, ogni tanto ti distraevi, ti sentivi, ti faceva prendere dei colpi che iniziava a suonare a tutto volume. Che poi hai imparato già a fare gli scherzi che fai tu, sì. Di cui i tuoi amici sono state vittime per anni. Io pensate ogni volta che andavo, ve lo racconto così, in bagno a casa sua, a un certo punto entravo e sentivo una scarica di botte sulla porta perché doveva mettermi paura e quella porta si è rotta a un certo punto. Non so se ti ricordi. È andata giù. Hai sfondato la porta del bagno per fare gli scherzi agli amici.